Fratelli miei cari, buongiorno a tutti, anzi ormai buon pomeriggio. Devo chiedervi scusa perché, come avete notato, il nostro ormai appuntamento fisso, anche se io di fisso non ho niente, faccio video quando voglio, che sia ben chiaro questo, è saltato, ma come non vi ho neanche avvisato, quindi doppiamente scusa, ve lo devo chiedere, ma per seguire in live i gironi di Europa League, i sorteggi, scusate, dell'Europa League, sono andato sul canale del nostro caro amico Capoccia Rossonera. Andatevela a recuperare, già che ci siete, sul suo canale. Diciamo c'è stata una semi live reaction, perché comunque di reaction non si è trattata, perché praticamente, come mi sono un attimo messo a posto con il telefono e tutto, boh, sono entrato che era già iniziata la diretta. Boh, subito Milan, adesso ve lo vado a dire, se no vi spoilerò, prendete e uscite. Dunque, sapremo quello che sarà il nostro destino, sapremo quello che potrà riservarci questa Europa League di quest'anno, soprattutto adesso che purtroppo, a Milano è rimasta soltanto una squadra in Europa. Questo è purtroppo, non si può avere tutto dalla vita, però purtroppo a Milano di squadre in Europa ne è rimasta una. Voi direte, ma l'Europa League sarà mica la Champions League, capito? Ma se la Champions League vai agli ottavi di finale, te ne vai a casa agli ottavi di finale, fai la figura di merda, quindi tanto vale provare ad andare, non so, in semifinale di Europa League, no? Che dite voi, che dite? Lo fareste voi il cambio? Magari non uscire agli ottavi di finale e andare in semifinale di Europa League? Secondo me più di qualcuno sì. Ma non è importante questo. Ragazzi, prima di cominciare, like, iscriviti al canale. I commenti, che sono sempre ben accetti, lo sapete, di tutti i generi. Poi sarò io a decidere quelli che saranno le risposte, brutte o belle che siano. No, politically correct. Proprio aboliamo il politically correct in tutto proprio. Dunque, finalmente, allora, stavo dicendo, entro in live dal Capoccia, neanche il tempo, ciao, tutto a posto, E già c'è stato subito il sorteggio, Milan contro Roma, ragazzi, contro la Roma, e la prima reazione è stata un po', come dire, non lo so, era molto discordante, perché comunque stiamo parlando di una squadra che molto probabilmente ad oggi, a parte l'Inter in Italia, è la squadra più in forma. Però stiamo parlando anche di noi, che abbiamo evitato il Liverpool, che abbiamo evitato il Leverkusen, che magari abbiamo evitato anche l'Atalanta. Quindi io non so, magari la più abbordabile tra tutte queste sarebbe stata il Marsiglia. Però il Marsiglia, anche lei, ha appena cambiato allenatore, è comunque una squadra che non conosci. Mentre la Roma è una squadra che hai battuto in campionato benissimo, sia all'andata che al ritorno. Ora, no, ovviamente non sono stupido, lo so anche io che la Roma è cambiata da così a così, da quando ha fatto il cambio di allenatore con De Rossi. E vi posso dire la verità, non vengo neanche qui, non sono preoccupato, per carità. Con questo non voglio dire che passeremo sicuramente, altrimenti sembrerei come Chalebum l'anno scorso, quando ci ha pescato a noi. Devo dire che tra tutte e due, magari i tifosi romanisti sono un attimino, io credo, posso pensare che magari il Milan possa arrivarci come favorita, ma non è una corsa a chi arriva favorito. L'importante poi sarà quello che succede sul rettangolo verde. Quello che vi dico sempre io è che puoi parlare quanto vuoi. Porca miseria, un'ape in diretta. Mamma mia, che scatto. Mamma mia, questa salvatela come clip. Minchia, qua ce l'avevo. Mamma mia, non mi rimetto a rifarlo il video. Mamma mia, era esosa, era sta però. Mamma mia, che infarto. Stavo dicendo, api a parte, tu puoi parlare quanto vuoi. Noi facciamo un esempio, ogni riferimento a quella squadra lì è puramente casuale. Noi abbiamo la difesa più forte. Noi abbiamo il regista più forte del mondo. Noi abbiamo il vitello tonnato in attacco, poi abbiamo il figlio di Lilian che non fa rimpiangere Lukaku, abbiamo quello col microfono che è meglio di Teo Hernandez. Potete parlare quanto volete, potete aggiungere quello che volete. Siete usciti con l'Atletico, fuori dei cugliona, fuori, parentesi chiusa.
Parliamo un po' di questo, dai, facciamo i seri adesso. Siamo arrivati anche a 5 minuti, sarebbe anche l'ora di fare i seri, che dite? Sono contento da una parte e basta, sono contento da una parte, ragazzi, perché obiettivamente pensate se avessimo preso il Liverpool, pensate se avessimo, se avessimo preso l'Atalanta, paradossalmente saremmo più preoccupati rispetto a questo sorteggio. Quindi io ho letto tanti commenti anche sotto la live del Capoccia che se adesso la Roma, adesso come adesso, ci fa il culo. Ragazzi, però noi contate che arriveremo lì in quella situazione di campionato che saremo già automaticamente qualificati alla Champions, e la puoi preparare proprio la partita di Europa League, la puoi preparare proprio al 100%. Poi dopo c'è l'incognita Pioli, per carità, è un'incognita Pioli, lo sappiamo. Mentre invece ci sarà una Roma che sarà ovviamente in corsa per andare in Champions League, quindi ci sono tante, ci sono una serie di fattori che comunque sono incalcolabili al momento. Manca comunque un mese prima della prima partita, no? Ed è inutile però venire qua a dire la Roma di adesso ci fa i bozzi. La Roma di adesso, io vi assicuro che quando è uscito il nome del Milan e il loro nome accostato, raga, vuoi o non vuoi, di sicuro piacere non gli ha fatto. Quindi se adesso noi siamo arrivati ai quarti di finale e qualsiasi sia stato il sorteggio, qualsiasi sia stata la pallina sorteggiata, venire a dire ma con Pioli no, ragazzi, no, no, perché adesso se passiamo con la Roma siamo già in finale. No, quella mentalità lì ce l'ha il napoletano, quella mentalità lì non è che lo dico io che ce l'ha il napoletano, l'hanno dimostrato i fatti l'anno scorso quando ci hanno pescato, quando ci hanno pescato a noi. Cos'è successo? Siamo già a Istanbul, ve lo ricordate? Gente, siamo a Istanbul. E poi cos'è successo? Che alla prima te ne sei andato fuori dal cazzo. Quindi non facciamo sempre il solito errore. Queste competizioni vanno fatte, giocate un passo per volta. Quindi è inutile dire se battiamo la Roma, poi dopo... no, non funziona così. Tu inizi a battere la Roma, che comunque non è uno scoglio facilissimo, ci mancherebbe. Perché arrivati ai quarti di finale sono 8 squadre rimaste, è normale che ti becchi le squadre forti. La Roma è una squadra forte. Però dal punto di vista europeo magari il Milan... Mi sarebbe piaciuto di più giocare la seconda in casa, ecco. Magari la prima in casa... E poi il ritorno adesso a giocare all'Olimpico... quello forse è la cosa più complicata. Ma per il resto, ragazzi, non dico che passiamo automaticamente, ma perlomeno ce la giochiamo. Siamo d'accordo almeno su questo, no? Siamo d'accordo. Perlomeno ce la giochiamo. Poi dopo, una volta che succede quello che dovrebbe succedere, quello che dovrà succedere, ci pensiamo a quella che sarà la nostra avversaria, che comunque sarebbe, visto che i tabelloni sono stati sorteggiati, sarebbe una tra il West Ham e il West Ham e il Bayer Leverkusen. Quindi io già me la sogno una semifinale di Europa League Milan-West Ham. Sarebbe qualcosa di, sapete, mi farebbe male il cuore. Ovviamente se incontro il Milan col West Ham, il West Ham prendo, lo butto dalla finestra. Però mi piacerebbe tantissimo e farei di tutto per andarmela a vedere a San Siro per la prima volta che mi vedrei West Ham. Comunque vabbè, questi sono i miei discorsi. Quindi ragazzi, io vi invito a stare calmi, non facciamo i soliti errori, visto che noi ci arriviamo da questo, non noi. Quello che è successo l'anno scorso dovrebbe insegnarci. Oggi non sono molto lucido, ragazzi. Se avete visto anche la live lo sapete. In diretta avevo appena finito di lavorare dalle 5 del mattino. Scusatemi, perdonatemi se ultimamente non sono lo stesso, ma sono veramente, veramente spremuto, ma peggio di un limone, come la buccia di un limone. Quindi dicevamo, quello che è successo l'anno scorso quando il Napoli ci pescò a noi non deve capitare quest'anno, perché altrimenti peccheremo di supponenza, di falsa modestia. Quindi noi non siamo questi, noi quello che qualunque squadra sia arrivata da questi sorteggi noi l'avremmo presa così facilmente, proprio così, tranquilli ragazzi. Ora però, chiuso questo discorso, ho fatto molto soave, io dico, ci sarebbe una possibilità di provare ad arrivare in finale, ci sarebbe, voglio usare il condizionale, ci sarebbe l'opportunità di arrivare in finale di Europa League.
buttatevi il campionato, tanto in Champions ci arrivi, puntate ad arrivare lì, per favore. L'anno scorso volevamo puntare alla Champions ed è stata un disastro, secondo me, per come poi dopo è finita, perché comunque la Champions era una cosa di inarrivabile e irraggiungibile. Quest'anno si sta parlando della strafiga, si stava parlando della strafiga l'anno scorso, quest'anno stiamo parlando di una che puoi caricare pesante, quindi accantonate sto campionato e andiamoci a prendere tutto che è Lega Unmost. Con questa chicca vi saluto ragazzi, fatemi vedere tutto il vostro supporto con l'iscrizione, col commento e il like. Ciao a tutti.